Padre e figlio muoiono in un incidente, non si esclude l'omicidio, suicidio. L'incidente è avvenuto sulla via romana Lucchese a Pescia, ferite altre 3 persone, fra cui anche una bambina di 12 anni. Gli inquirenti però pensano possa trattarsi anche di un omicidio, suicidio. Alla guida il giovane di 26 anni. A Capandria a fuoco un altro furgone della pubblicità, è il secondo in 2 giorni. Sicura l'origine è dolosa, ma i proprietari dicono non abbiamo mai ricevuto minacce. Video Music, i nostri anni 80, una serata con Nick e Clive per presentare un libro che ripercorre un'epoca, a Barga, al Teatro dei Differenti, tanti personaggi che hanno fatto la storia della televisione e della musica. Calcio, aspettando il D-Day, una squadra sotto contratto. Nei prossimi giorni dovrebbe avvenire il passaggio di proprietà della Lucchese. In arrivo l'imprenditore australiano Nick Scali. Al momento sono 12 i giocatori in rosa. Bentrovati, nuova edizione del TG Noi. In primo piano la cronaca che ci porta a Pescia. Un drammatico incidente avvenuto nella notte sulla via romana Lucchese, con dei risvolti che potrebbero avere anche uno strascico nei prossimi giorni. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Guido Casotti. Padre e figlio di 67 e 26 anni sono morti nella notte in un drammatico incidente stradale avvenuto a Pescia, dove 2 auto si sono scontrate frontalmente. Il violento urto ha coinvolto un SUV proveniente da Pescia e una Fiat Punto che viaggiava in senso contrario. Nello scontro sono rimaste ferite anche una donna di 63 anni e una bambina di 12. Una quinta persona è stata estratta incolume dalle lamiere. Su quanto accaduto, così si apprende da fonti inquirenti, si sta valutando l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Alla guida ci sarebbe stato il giovane e, secondo gli elementi emersi finora, il 26enne potrebbe aver volontariamente indirizzato l'auto contro l'altra vettura. Sempre in base a quanto appreso, il giovane avrebbe sofferto di problemi psichici. I feriti sono stati trasferiti all'ospedale Santissimi Cosme e Damiano di Pescia e San Jacopo di Pistoia. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 23 di lunedì. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia, il distaccamento di Montecatini e Pescia, che hanno estratto i feriti dalle auto distrutte nel tremendo incidente, oltre ai sanitari del 118. I rilievi, che serviranno a stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto, sono stati invece effettuati dalla polizia stradale. Ancora la cronaca, ma ci spostiamo in Versilia. Come ogni estate aumenta il mercato dei falsi, soprattutto sul litorale, ma stavolta le fiamme gialle mettono a segno un colpo davvero importante a questo tipo di truffe, sequestri per 1 milione di euro. 9 persone denunciate e 13.000 pezzi di lusso contraffatti sequestrati insieme a numerosi macchinari, un'autovettura per il trasporto e varie attrezzature per la lavorazione. Un business da circa 1 milione di euro. È un duro colpo quello inferto al mercato del falso della Versilia dalla Guardia di Finanza a inizio estate. Le fiamme gialle di Viareggio sono riuscite a risalire fornitori, tutti italiani, residenti fuori Toscana, e a scardinare poli produttivi e la rete distributiva. Merce con i più lussuosi marchi dell'alta moda, rigorosamente taroccata, che veniva distribuita non per strada da venditori abusivi, bensì in negozi e banchetti. Da qui siamo riusciti, attraverso delle attività di indagini, quali perquisizioni e appostamenti, a ricostruire l'intera filiera che si occupava sia della produzione che della commercializzazione, che avveniva o all'interno di negozi, siti in Versilia, o all'interno di un mercato rionale molto rinomato operante nella zona. Scoperta una boutique di Forte Remarmi che vendeva articoli griffati e statue in resina da 400 euro l'una, e anche il famoso mercato del Forte è stato coinvolto. Circa 1500 capi di abbigliamento sportivi e accessori riportanti il marchio Emporio Armani sono stati sequestrati. Erano esposti in vendita su un banco della domenica mattina. Sia l'ambulante che il commerciante si sono giustificati dicendo di aver acquistato la merce in buona fede, credendola originale. In uno stabilimento balneare, sulla passeggiata di Viareggio, una cabina veniva invece utilizzata come vero e proprio deposito. La finanza ha sequestrato borsoni con prodotti in pelletteria, con tanto di cartellini, dust bag, QR code e codici anticontraffazione. Delle attività di indagine che abbiamo eseguito, dalle perquisizioni, siamo riusciti a ricostruire la produzione che veniva svolta sul territorio nazionale, in particolare in Veneto, nelle Marche e in Liguria.
I vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti questa mattina a Capannoli, nei pressi della chiesa di Tassignano, per l'incendio di un furgone pubblicitario. È il secondo in due giorni, peraltro della stessa proprietà. Ieri era andato a fuoco un furgone all'uscita di Capannoli dell'autostrada A11. I responsabili della ditta Publidea hanno fatto sapere di non aver mai avuto problemi con nessuno, tantomeno con i concorrenti. Quello che ci sta succedendo è assurdo, hanno spiegato. Da oggi metteremo telecamere su ogni furgone. Di sicuro, hanno concluso a Publidea, non ci fermiamo. Il Covid, brusca impennata dei casi con il tasso di positività che schizza al 27,5%. In Toscana i nuovi contagiati sono 7.930 con un'età media di 47 anni. Il tasso di positività che dal 23,7% sale al 27,5%. I ricoverati salgono a 611 e in terapia intensiva oggi ci sono 23 persone, 11 decessi, nuovi contagiati in provincia di Lucca sono 888. Un operaio di 36 anni di origini macedoni è rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro questa mattina alle 6 alla Bama Group, azienda di Altopascio. Secondo le prime di costruzioni, l'uomo stava manovrando una pesante lamiera che gli sarebbe rovesciata su un avambraccio. A dare l'allarme sono stati i colleghi del turno. L'operaio si è procurato la semi-amputazione del braccio sinistro. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito prima a Lucca e poi all'ospedale di Cisanello. Lasciamo la cronaca. Sguardi in avanti, presentato in Arcivescovato il secondo rapporto di economia civile in provincia di Lucca. È stato presentato nel Salone dell'Arcivescovato il secondo rapporto di economia civile in provincia di Lucca. Sguardi avanti, questo è il titolo del documento, racconta un anno di lavoro del Distretto di Economia Civile della provincia di Lucca. Nei vari capitoli emergono così le criticità del territorio, la scarsa natalità che nei prossimi anni impatterà pesantemente sulle scuole con un decremento nell'ordine del 25-30% da oggi al 2035 per la popolazione 14-18 anni e l'incremento invece della popolazione anziana che aumenterà la pressione sul sistema sanitario e previdenziale. Il report rileva anche le difficoltà del momento, dalle sfide poste dalla transizione tecnologica alla digitalizzazione fino alla crisi economica. In risposta si inseriscono i progetti di economia civile attivati, come l'esperienza di inclusione sociale, il sostegno lavorativo della cooperativa Nanina e il progetto di riqualificazione urbana Comix, oltre alla significativa esperienza di accoglienza dei profughi ucraini, quando i cittadini lucchesi si sono attivati, offrendo ospitalità alle famiglie in difficoltà in un rapporto di collaborazione con le istituzioni locali. Il contesto è lavorare in rete con tutti i soggetti che vogliono impegnarsi per realizzare quelle che sono le tre vie indicate da Papa Francesco per il 50° di Caritas Italiana, la via degli ultimi, la via del Vangelo e della creatività, perché davvero le persone che hanno bisogno possano trovare una società in cui l'inclusione sociale è la prima scelta. La 16ª edizione del Congresso Internazionale di Medicina, organizzata dal professor Francesco Bovenzi, direttore di cardiologia del San Luca, prenderà il via giovedì nel complesso di San Francesco. Quest'anno a Cardiolucca, fra i temi affrontati, anche quello dei cambiamenti climatici e delle ricadute sulla salute. Quest'anno quali saranno i temi affrontati? Ce lo racconta il professor Bovenzi, il nostro primario di cardiologia, che è anche l'organizzatore di Cardiolucca, l'inventore anche di Cardiolucca, che è molto di più di un congresso. Sì, la cardiologia è una disciplina della moderna medicina piuttosto evoluta, quindi le tematiche più attuali vanno discusse, vanno conosciute, vanno approfondite, quindi tutte le tematiche cardiologiche che inglobano lo scompenso cardiaco, la cardiopatia ischemica, le aritmie, sono tutte problematiche che discuteremo con centinaia di cardiologi che arrivano a Lucca da tutta Italia per ascoltare quella che ormai possiamo dire la scuola lucchese, la nostra tradizione. Lucca diventa la culla della cardiologia come osservatrice di tutte le problematiche che quotidianamente affrontiamo in ospedale e che trasmettiamo ad altri discutendo con loro su quelle che possono essere le migliori soluzioni di salute e di tutela della salute dei nostri cittadini. Peraltro poche settimane fa la nostra cardiologia ha fatto un passo in avanti verso il futuro con un intervento robotico di medicina robotica che apre strade nuove.
Sì, noi cerchiamo sempre di innovarci e quindi di essere attenti a quello che la tecnologia ci può offrire e quindi seguiamo il progresso e cerchiamo di applicarlo. Traslare la ricerca clinica in quotidiana assistenza credo che sia una sfida importante, noi cerchiamo di affrontarla in gruppo, lavorando insieme umilmente, con responsabilità, con impegno, e i risultati, devo dire, ci arrivano e sono risultati che soprattutto confrontiamo con quello che è il sorriso dei pazienti che si rivolgono grati a noi per quello che è il nostro modo di lavorare. La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti, valido dalle 12 alle 20 di mercoledì 6 luglio per tutta la Toscana, ad esclusione della fascia costiera fino alla Versilia, conduzioni del tempo instabili in arrivo per infiltrazioni di aria fredda con possibili temporali già sull'Appennino Tosco-Emiliano e poi dalle prime ore della sera di mercoledì potrebbero diventare temporali forti anche nelle zone interne della regione. Andiamo a Porcari. Dopo la rielezione del sindaco Leonardo Fornaciari è già al lavoro la nuova giunta. Ma intanto le sensazioni sono di soddisfazione, di tanta soddisfazione per la rielezione della mia amministrazione e più che i nuovi progetti, diciamo che noi non ci siamo mai fermati fino all'ultimo giorno del voto. Quindi è una prosecuzione del lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni con progetti che sono veramente prioritari. Uno su tutti, il cantiere dell'ampliamento della scuola elementare La Pira, che appunto sta ripartendo e quindi sarà un'estate dove dovremo seguire questi lavori. Stanno andando avanti i lavori di messa in sicurezza idraulica sul Rio Leccio, siamo in una fase ancora importante di lavori che devono essere terminati, un cantiere molto complesso e molto lungo, e ci sono tutti buoni auspici perché la nuova amministrazione, non solo la nuova giunta, io dico la nuova amministrazione, compresi anche i consiglieri comunali, tutti, possano fare un buon lavoro nell'interesse del nostro paese. Qual è l'interesse primario di un sindaco? È quello di aumentare sempre di più, a piccoli passi, la qualità di vita dei propri cittadini. Ci siamo impegnati negli ultimi 5 anni per questo, continueremo con questo obiettivo anche per i prossimi 5. A Camaiore la prima seduta del neo eletto Consiglio Comunale con il nuovo sindaco. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Con il giuramento del sindaco Marcello Pierucci si è insediata ufficialmente la nuova amministrazione comunale di Camaiore e non poteva mancare l'emozione del primo giorno di scuola, lunedì sera, nella rinnovata sala del Consiglio Comunale che ha accolto i neoeletti consiglieri e la giunta appena nominata. Un primo consiglio che ha dato ampio spazio agli assessori. Tutti e 7 hanno illustrato i punti del proprio mandato nelle deleghe di competenza. Come ho detto dal primo giorno, sarà un governo del noi e non dell'io, un governo dove gli assessori insieme a me si faranno carico di questo mandato amministrativo, quindi è giusto che il primo giorno la scena sia loro, io mi riservo nel prossimo Consiglio Comunale di illustrare le linee programmatiche del mio programma. Nessuna sorpresa nell'elezione del Presidente del Consiglio, all'unanimità l'incarico più alto dell'Assise è stato assegnato ad Andrea Boccardo, campione di preferenze nelle urne con ben 713 voti raccolti. È una grande responsabilità che mi sento addosso, quindi stasera 4 luglio il primo Consiglio Comunale, c'è una forte emozione, auguro a tutti i consiglieri di avere appunto saggezza, ma sono sicuro che sarà così. Vedremo di fare ancora un paio di consigli prima dell'inizio delle vacanze d'agosto, quindi per la nomina delle commissioni consigliari permanenti e per l'approvazione dello scostamento di bilancio. 15 consiglieri di maggioranza e 9 di minoranza. Un'opposizione rinnovata, quella di centrodestra, determinata a farsi sentire rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni, come dichiarato da Claudia Bonuccelli, candidata sindaca sconfitta, che ha rinunciato al ruolo di capogruppo di Fratelli d'Italia, lasciandolo all'alleato Massimiliano Micheli. Per la prima volta, nonostante i numeri ci abbiamo relegato alla minoranza, quindi all'opposizione, in realtà il nostro progetto politico ha compiuto lo scopo per cui era nato, porre in questo Consiglio Comunale un'opposizione forte, coerente, unita, compatta, soprattutto legata da idee che non verranno mai tradite.
Adesso con Luca Galeotti e Abramo Rossi andiamo al Teatro dei Differenti di Barga, dove Clive Griffiths e Rick Hutton hanno presentato il libro Video Music, i nostri anni 80. Che sarebbe stata una serata diversa, scoppiettante, insolita e a tratti anche sconclusionata, ma al punto giusto. Chi ha qualche anno sulle spalle ed è cresciuto a libri di scuola e videoclip di Video Music se lo aspettava. Clive Griffiths e Rick Hutton, due dei volti più noti di quella televisione che ha fatto storia, al Teatro dei Differenti di Barga hanno presentato, come solo loro potevano fare, il libro di Clive, Video Music, i nostri anni Ottanta. Nel libro dunque, la storia di Video Music e dei favolosi anni Ottanta? Ma io, anch'io pensavo così all'inizio, poi pensavo, no, bisogna dare tutto il contesto, sennò sembrano felici memorie, bei tempi, come si dice, e poi non era proprio così per tutti. Quindi ho deciso di mettere in un contesto dove sappiamo tutto quello che succedeva, da cose brutte come Alfredino, che ogni tanto ricordiamo queste cose, alle cose che ci portava nell'aldilà, intendo la musica e la musica visiva. E quella è stata la cosa più bella di Video Music. Video Music di certo la protagonista della serata, con il successo dell'emittente targata famiglia Marcucci e voluta in particolare da Marialina Marcucci, presente in sala insieme al fratello, il senatore Andrea, realizzando un progetto di una lungimiranza televisiva che ha fatto storia e scuola in Italia e nel mondo. La serata è stata ricca di ricordi, aneddoti, momenti indimenticabili di quegli anni, della vita a Castelvecchio e a Barga, delle esperienze di Clive e di Rick in quegli anni Ottanta, epoca di grande importanza nella musica. Un'epoca che mi ha segnato per la vita, ovviamente, no? Lo porto indietro tutt'oggi. Giro l'Italia con my band, cioè l'acoustic band e l'electric band, racconto la storia di rock and roll, iniziando gli anni 50, passando per le 60s, 70s e chiaramente gli anni 80. Non è mancato nella serata il ricordo di chi fece parte di quella storia che ora non c'è più, come Ruggero Montingelli, che molto ebbe peso nella nascita degli sketch di Rick e Clive, ma anche del barghigiano Giorgio Di Dio e di tanti altri. È tutto per la prima parte del nostro telegiornale, un breve break e tra poco lo sport.